Bussa la nostra porta oggi, bussa Carlo Beltrami. Vai Carlo! Grande Carlo! Grande Carlo! Ciao! La star è qua. Ciao Carlo! Ciao! Come va? Ciao, tutto bene? Bene, dai! Dai, sì, grazie, sì, che sì, sei qua con noi, sei qui con i ragazzi del Manzù, tra l'altro. Grazie. Ragazzi Manzù che cantano sempre Gali, vero? Qui siamo. Quindi degli artisti. Degli artisti veri, in tutti. Artisti. Diciamo, sono artisti loro, Paolo? Sì, sono artisti. Sono artisti. E ti artisti. Sai. Anche Carlo, però, è un artista, di un prodotto molto particolare. Tra poco lo scopriremo insieme, ma loro, i ragazzi del Manzù, hanno preparato una social car per te. Allora, subito ti presentiamo così al grande pubblico, d'accordo? Vediamo alla insieme. Grande. Vai con la social car di Carlo Beltrami. Carlo Beltrami è un 37enne di Casnigo divenuto celebre per aver partecipato e vinto Bake Off Italia 2017, programma televisivo a sfondo culinario. Ha iniziato la carriera come serramentista, alternando a questo la grande passione per la pasticceria. Quando non è impegnato in cucina, si dedica al suo passatempo preferito, estenuanti escursioni in montagna in compagnia di amici o con la sua passionale dolce metà Paola. Insomma, uomo impegnato e amabile casalingo, delizia la famiglia con le sue prelibatezze. Indispensabili per lui sono i suoi tre angioletti, che nonostante le doti da pasticcere, preferiscono un Happy Meal ai cupcakes fatti in casa. Ad oggi, il suo sogno nel cassetto è quello di aprire una pasticceria alla quale dedicare anima e corpo. Oltre a montare i tuorli dell'uovo, Carlo non vuole certo smettere di montare le sue amate serrature. Riuscirà a realizzare di più il suo dolce sogno? Bella, 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 una start. Me ne hanno fatte un po' di clip di presentazione, però così bella. Vero? È la migliore. Devi venire qui. Complimenti. Grandissimo. Meno male che Carlo apprezza. Allora, Carlo, com'è cominciata questa cosa? Ma è cominciata totalmente per caso. Io avevo già partecipato a un casting, amo la cucina in generale. Ah, ti piace cucinare? Sì, io a casa cucino. Cucino io, visto che mia moglie è fortunata. Abbiamo tre figli e c'è la casa da pensare. Quindi anche io ho tre figli, ma se lo sentiamo mai, possiamo tagliare questo pezzo per mia moglie, che è meglio non farlo sentire. Quindi mi è sempre piaciuto cucinare e di mia iniziativa avevo partecipato già ai casting di MasterChef, i quali erano andati anche molto bene. Però poi, sai, su una tantissima richiesta di pubblico ci vuole anche quella percentuale di fortuna per essere chiamati o scelti. E io mi sono sempre visto comunque una persona talmente semplice da non essere il personaggio, tra virgolette, che potrebbe magari creare interesse al pubblico. Perché lì in una è cucina, ma è soprattutto televisione, è soprattutto spettacolo. Un po' anche quello, sicuramente. E fatto sta che dopo questa esperienza, che comunque era stata costruttiva, piacevole, si capisce un po' come è il dietro le quinte di questo ambiente, avevo lasciato lì il pensiero e una domenica d'autunno del 2016 mia moglie, guardando la televisione, ha visto scorrere sotto le iscrizioni, aperte le iscrizioni per i casting di Bake Off. E mi ha chiesto, visto che mia figlia Silvia, che è la seconda, che è quella che lo seguiva maggiormente, mi ha detto, dai che ti iscriviamo. E io ho detto, vabbè, se fate tutto voi, che io non ci devo io mettere... Io cugino, voi almeno voi, iscrivetevi. Voi fatelo, poi vediamo come va. Memore dell'esperienza già... Anche un po' della delusione, è rimasto un sì, po' male quella un po' volta. Sì, perché comunque io non potevo chiedere di più da quel casting. Mi erano state fatte domande anche proprio di cucina molto tecniche. Tipo, io sono curioso, non conosco questo mondo. Cos'è che te l'hanno chiesto? Mi erano stati chiesti almeno 5 tipi di tagli di carne, di pezzi di carne con i quali si può fare il bollito, a che temperatura l'acqua durante... E quali sono i 5? Tanto, ti ricordi? Sì, ci sono il magatello, il fusello, il lonzino, il sottofesa. Testina. No, la testina diciamo che è un'altra cosa. È l'unico pezzo di carne che conosci, la testina, hai provato. Ma è bollito, nel carrello di bollito c'è la testina e la coda. La coda si usa a fare... la coda si usa. Si usa a fare... Non è bollito, butta dentro tutto. No, non è proprio così. Ignoranza la tua proprio, Paolo, enciclopedica ignoranza. E comunque mi sono state fatte domande piuttosto tecniche alle quali avevo saputo rispondere bene. Mi ero anche divertito, devo dire. Ti tengo un po' illusa. È durato più di un'ora quel casting. Infatti anche la ragazza che poi mi ha accompagnato fuori mi ha detto, guarda, un buon segno
perché di solito chi non crea interesse in 10 minuti, un quarto d'ora viene liquidato. È come un nuovo sodo. Io mi ero divertito, a differenza di quando al liceo mi interrogavano e non ero, diciamo, uno dei primi della classe. No, quando ero preparato mi divertivo, ma molto più spesso non mi divertivo. Invece lì mi sono divertito. Chi proprio... ti ha interrogato a MasterChef? Allora, diciamo che c'erano una ragazza della produzione e uno chef di produzione. Sono stato, diciamo, non so se fortunato o sfortunato, nel momento in cui usciva il candidato precedente a me, c'era Barbieri, chef Barbieri, che però nell'uscire scherniva un po' il ragazzo che aveva... era accompagnato da una ragazza che gli diceva: cavolo, l'hai trattato un po' maluccio. E quindi non so se sia stata una fortuna non averlo preso oppure una... ti prendeva in giro ma prendeva anche te. Non lo so, e comunque quell'esperienza è andata così, e mia moglie e mia figlia hanno provveduto a iscrivermi ai casting. A un certo punto mi fanno: servirebbe una foto. Io ho mandato la prima che avevo sul telefono, un selfie fatto dal basso verso l'alto, di quelli che escono proprio che malissimo. Di solito anche Roby Facchinetti, ma ci ha insegnato che i selfie dall'alto, infatti, verso il basso. Mai dal basso verso l'alto. Esatto, e infatti mia moglie subito mi ha detto: no, non puoi mandare questa foto. Io ho detto: ascolta, va bene questa, che non è, che hanno bisogno di prendere quello bello. Fatto sta che a fine dicembre mi contattano dicendomi... prima mi hanno fatto un contatto telefonico dove mi sono state fatte 2 o 3 domande tecniche di spasticceria, perché mi è stato detto: guarda, c'è una grande richiesta e vorremmo fare una cernita. Prima? Perché lì era pasticceria. Già, tu eri preparato in pasticceria? Sì, comunque una delle mie passioni. Diciamo che nel campo culinario è quella di cui un po' mi appassiono di più, perché secondo me... è quella nella quale si può avere più creatività, ma non bisogna uscire troppo dagli schemi, perché per me la pasticceria è una scienza esatta. Io nel programma sono passato un po' per il tecnico, il precisino della Carlo situazione. Il precisino. E quindi niente, mi sono state fatte, ricordo ancora, domande riguardo la pasta sfoglia, ma proprio del tipo quante pieghe fai nel preparare la pasta sfoglia e se le fai mantenendo uno spessore più alto, più fine, qual è la differenza, cioè quindi entrando proprio nel tecnico, e io ho saputo rispondere. Quante pieghe devi fare, Paolo? Tutti si fanno 8 pieghe, giusto? Mi dici, no. Sì, dai, 8, no, 8 si possono. No, nella cultura asiatica se ne fanno 8, non lo so qui da voi, cioè, adesso. No, di solito si fa una piega a 3, una piega a 4 almeno. Però se ne possono, Paolo, fare anche di più. 8 le faccio io. 3 o 4 di solito. In base al numero delle pieghe, appunto, viene il numero delle sfoglie, degli strati, sì, cioè, è uno sfoglione. E quindi mi è stato detto: bravo, ti contatteremo per avere un contatto diretto. E ho detto: questa è andata. E ho detto: vabbè, vediamo se... E poi mi hanno chiamato davvero. E mi sono dovuto presentare a Milano, a differenza di MasterChef, dove lì ero stato convocato per quel giorno, vieni all'ora che vuoi, e per fortuna sono uno mattiniero, sono arrivato presto, perché già alle 7 ero tipo il 27esimo. Come dal dottore. Andavo via a mezzogiorno e vedevo i cartellini 300. Ho detto: cioè, se io che sono 27esimo finito a mezzogiorno, il 300esimo va a casa fra 3 giorni. È come Checco Zalone quando andava nel primo non film, so, che non lo so come non lo so com'è finita. Fatto sta che invece lì mi hanno dato un appuntamento, una talora, portaci un tuo dolce che ti rappresenta. Allora lì io ho detto: fammi creare qualcosa di nuovo che non ho mai. Diciamo che ho portato una frolla con la farina di mais spinato, che è un Gandino, prodotto autoctono, esatto, della Val Gandino, con un frangipane sempre al cioccolato e mais, che è un impasto che resta piuttosto morbido e umido, una confettura di pere caramellate nella grappa, che è sempre comunque un prodotto, cioè, io andavo, facevo un budino. Sì, diciamo che ho fatto una cosa un po'... Poi io non sono uno che ama troppo le torte moderne che vanno oggi, queste glasse a specchio, preferisco un po' la cosa ancora classica, la classica torta cosiddette da forno, da dispensa, che fatte possono essere conservate in dispensa o sotto la cupola di vetro. La cupolina, per una arrivi... settimana, se durano, quella settimana, se, no, perché la, se la dura una settimana vuol dire che non era così buona quella così torta. Come la Luisona di Benny, nel libro di Benny. E mi sono presentato con questa torta, e già che c'ero, in quei giorni avevo fatto dei croissant con la farina integrale e il miele, ho detto: porto anche questi. E cioè, sono li presi per la gola. Cioè sono andato con mia moglie e le mie 2 bambine. E è stato molto bello, perché mi sono trovato di fronte a questa tele, sono stato microfonato, avevo di fronte il cameraman
e una ragazza che mi faceva il casting, quindi della produzione, e uno chef, un giovane, avrà avuto penso 25 anni. Non l'hai mai più rivisto? Diciamo che ora lo sento tramite i social, sì, perché poi comunque la gente che partecipa o che fa parte proprio, alla fine io ho scoperto anche di aver legato delle amicizie con qualcuno di questi, sì. Caspita, perciò lì e lì t'hanno preso? Quando No, mi hanno preso. Lì mi è stato fatto tutto il casting e hanno iniziato loro due, ha iniziato, mi ricordo ancora, lo chef Carlo, parlami della pâte à choux. Cioè ho imparato più parole in francese durante tutto Bake Off che durante tutti gli anni scolastici. Cos'è la pâte à choux? La pâte à choux è la pasta bignè, quella che serve per fare, per fare i bignè. E la pâte à choux, Anna, lo sapevi, sì. tu Anna lo sapeva, vabbè. E da lì poi, vabbè, l'altra ragazza cercava di farmi domande sulla mia vita privata. Pian piano il casting lì è durato più di un'ora e da due persone che erano mi sono trovato alla fine del casting che erano in otto. Pian piano entrava una persona alla volta, volevano assaggiare la mia torta, mi hanno fatto i complimenti, poi io non so se fosse per prassi o per... Però insomma, se però assaggiavano e mangiavano... Mi sono divertito e mi hanno detto comunque ti faremo sapere. E io quella frase già l'avevo sentita. E tu hai detto sì. Ho detto vabbè, mi faranno. E mi è stato detto ti faremo sapere entro la fine di febbraio. E lì era dicembre, quindi entro due mesi avrei saputo. Il tuo destino. Arriva il 28. Oltretutto in quel periodo mia moglie non aveva un posto di lavoro fisso. Io lavoravo, ho un buono stipendio, ho un lavoro che per fortuna mi rende. È il serramentista quello? È il serramentista, sono dipendente, devo ringraziare e devo dirlo. Io questa esperienza ho potuto farla grazie anche al mio titolare di lavoro. Come si chiama? Roberto Lanfranchi. E facciamo un po' di pubblicità. Esatto, anche della BMI Serramenti di Casnigo, che immagino, se non fosse stato per lui, non è facile oggi trovare un... Sì, un titolare di lavoro che capisce. Che poi ti dice, perché poi io il 28 febbraio non ho ricevuto nessuna telefonata. E ho detto a mia moglie, nel frattempo lei però ha trovato un posto di lavoro. Cioè il regalo più bello che ci è arrivato a Natale è stato che lei ha trovato un posto di lavoro part time. Lei era geometra e ha trovato ancora in uno studio sempre come geometra. Quindi si fa le sue 4 ore la mattina e il resto della giornata può dedicarlo. Non sono stato chiamato io, il successo non mi arride, però no, se già mia moglie non avesse trovato il posto di lavoro, io comunque difficilmente avrei affrontato questa esperienza, perché voleva dire privarmi di 3 mesi di lavoro. E non pensate che andare a fare un programma televisivo come questo porti un rientro economico. Io avevo un rimborso spese settimanale. Quanto ti davano? Devo dirlo. Sì, dai. Ma 70 euro a settimana. Cioè erano 10 euro al giorno più vitto e alloggio. Come neanche militare. Cioè non pensate che andare a fare... Adesso io non so, l'isola dei famosi, vabbè, tutte queste cose. I famosi prenderanno lì di più. Sicuramente però avranno un ingaggio, avranno un cachet. Ma chiunque da persona sconosciuta va a fare un programma di questo tipo non ha un ritorno. Non ha un al ritorno. Massimo dopo, se vince. Al massimo dopo può essere chiamato per qualche ospitata, per qualche evento e lì può avere un ritorno. Ma non pensate che sia nulla di che. E fatto sta che il 28 febbraio non mi ha chiamato nessuno, il 1 marzo invece, io avevo già detto a mia moglie, vabbè è andata anche questa, mi chiamano di presentarmi agli uffici di Magnolia, che è la produzione del programma, che volevano presentarmi come sarebbe stato il contratto e dicendomi saresti uno dei 50 che parteciperà al super casting, non sei uno dei 16 concorrenti, sei uno dei 50 che farà la prima puntata, però poi saranno 16 realmente quelli che finiranno, parte del programma, andranno a lavorare sotto quel tendone. E tu hai detto vado. Io ho detto vabbè, andiamo e sentiamo cosa mi dicono. Ho dimenticato una cosa importante, che io al casting che mi sono presentato a Milano, dove ho portato il mio dolce, quando sono arrivato, il ragazzo della produzione che mi ha visto, aveva una scheda e mi fa, ma scusa, ma tu non sei questo? Guardando quella famosa foto, il selfie fatto dal basso verso l'alto. Selfie cane. E mi dice, cavolo, noi cercavamo quello brutto. No! Tu non sei proprio così brutto. È stato gentile. Ho detto grazie. E vabbè, e da lì è iniziato poi, io mi sono presentato a vedere per la firma di questo contratto, e quel giorno eravamo solo in 25 perché ci hanno diviso in due giornate. E c'era un avvocato, ci è stato letto tutto il contratto, come funzionava, tutte le cose che avremmo dovuto mantenere segrete. Quanti anni? 5 anni devi mantenere segreto sulle cose? Oppure... No. Sì. Io ho firmato un contratto fino alla fine del 2018. Perciò... Per un anno, cioè calcolato il programma è finito l'anno scorso,
il 30 giugno, però io sono sotto contratto con loro. Contratto fino al 2018. Sì. Ad esempio, io anche per venire qua ho dovuto comunque fare un colpo di telefono alla produzione e dire: guarda che posso io andare in un'altra emittente televisiva, non c'è problema, no, vai. E quello dei serramenti ha detto: posso venire ai 2 o 3 ore che andare a fare questa cosa? Oggi ho dovuto chiedere. Però mi fatto pubblicità. Esatto, gli ho detto: dai, vado e ti. Però ti faccio pubblicità che a Carnico ci sono i serramenti più belli del mondo. Che sono... No, ma devo dire che c'è qualcuno che mi sta contattando attraverso questa mia, tra virgolette, fama, per chiedermi un preventivi sui serramenti. Quindi almeno sotto quell'aspetto. Vabbè, non vendo pasticcini. Ma tu non hai pensato, Carlo, di cambiare lavoro e allora, che faccio il pasticcere di professione? Allora. Quello che oggi voglio dico un po' a tutti, quelli che magari mi incontrano anche in cantiere, mi dico: cavolo, ma tu sei Carlo, quello che sì, sono io non mi vedo così famoso, no. Ma come mai? Allora, innanzitutto dovete pensare che io comunque sono un amatore, non ho fatto, se avessi fatto una scuola magari alberghiera e avessi le basi un po' più, poi è vero, magari chi ha fatto l'alberghiera ha solo quelle basi e poi non ha tutto il resto, non ha tutto il resto. Io diciamo che sono arrivato alle mie capacità studiando tantissimo sui libri di pasticceri famosi, i quali a volte scrivono anche libri raccontando proprio dalle basi della pasticceria. Però fare il pasticcere seriale... Allora, quello innanzitutto cambierebbe forse un po' anche la passione, nel senso che poi si inizia a fare i conti col riscontro economico e tutto il resto. C'è un piccolo progetto, io intanto il mio lavoro non lo lascio, comunque con 3 figli, una famiglia, un posto sicuro oggi come oggi, lo tengo come loro, poi mi piace. Ti piace. È anche un ambiente, tra virgolette, ancora familiare, siamo in 5 in quell'officina, tutti amici, si va d'accordo. E tu fai seramente o li impianti? Io poso. Tu io, posi? Io poso, io non sono uno da star lì fermo, a me piace girare, piace muovermi, se no non mi passa la giornata. A volte... se la giornata fuori è anche troppo facile mi annoio quasi. Perché mi piace quando mettono quella schiuma, poi la schiuma poliuretanica che... sì. Che è un po' come fare il pasticcere, no? Ma c'è anche di vari colori, c'è gialla, c'è bianca, c'è grigia, quando c'è vengono blu. A piazzare i serramenti con la schiuma poliuretanica. Guarda, al mio matrimonio mi è stata regalata dai titolari di mia moglie una torta a 3 piani completamente in schiuma poliuretanica all'interno della quale avevano messo tutte le confezioni di monetine. Il problema è che quando noi siamo andati a aprirla non era totalmente asciutta e quella schiuma, se non è totalmente asciutta, attacca le sì, mani. Sì, ma poi vai a pulirtele le mani. Ci serve la pietra pomice e devi stare lì così. Non sono praticamente sulle mani. Sono divisa adesso, le ho potute impiantare nuove. Ti devi togliere un primo strato di pelle e il giorno dopo noi partivamo per il viaggio di nozze. Esatto, eravamo andati così. Siamo andati a cercare prodotti assurdi. Perché avevano le mani, erano pulite, ma erano probabilmente attacchi allergici a qualcosa che non era. Anche bel regalo che ti hanno fatto. Sì. E tua moglie, come ha preso invece la tua popolarità? Nel senso, poi non so, ti guardava, non so, magari c'era. Oppure era un po', non è un po' geloso magari? Allora, io... Il mio Carlo. Allora, mia moglie probabilmente, io Paola la conosco praticamente da quando avevo 15-16 anni. È del mio paese, abbiamo avuto la prima storia, poi è nato Marco, io Marco ha 18 anni. Ma caspita, grande. Io devo farne ancora 30, sì, in quinta liceo. Sei giovanissimo, sei come fratello maggiore di Marco. Fa il liceo in quinta e abbiamo avuto Marco, poi c'è stata una fase in cui, sai, sei giovane. Perciò per una fase proprio in cui ognuno stava a casa sua? Sì, però abbiamo mantenuto comunque un buon rapporto con Marco, che era piccolo, siamo sempre andati d'accordo su tutto quell'aspetto. E poi ci siamo ritrovati, le strade si sono rincontrate e da lì... Allora, diciamo che allora avevo sofferto tanto, però ripensandoci dico, ho avuto quello spazio di tempo in cui mi sono potuto, tra virgolette, divertire e fare tutte quelle esperienze che magari oggi mi sarebbero mancate. E quindi tutti i tasselli sono andati a posto, è nata Silvia. Quanti anni ha Silvia? Silvia ne ha 10, Giada ne ha 6, compirà i 7 a marzo, chissà, il 21 marzo, Marco il primo giorno. Il più grande. Marco il più grande. È un po' protettivo, è un po' il fratello maggiore delle sorelle. Diciamo di sì. La piccolina è la più vivace, Giada è la più vivace. Ti fa disperare? No, disperare no. Però è vivace, non sta mai ferma. C'è stata l'altra sera, eravamo nel lettone insieme a guardare un cartone animato perché la mamma era fuori, eravamo solo io e lei. Papà, stasera guardiamo, va bene. Cioè non è stata, era Kung Fu Panda. Kung Fu lo faceva lei. Cioè aveva caldo, tirava via le coperte. Cioè non è che in questi giorni ci fosse proprio così caldo.
E quindi... Scusate, che Kung Fu Panda, Paolo entra nel suo mood Kung Fu Panda. Paolo, sì, ecco, mia figlia faceva uguale, ci metteva lì e faceva tutte queste mosse. Però è il film più bello Kung Fu Panda, me, di cartoni animati, quello con cui... No, adesso per tre weekend ci sarà tutti e tre... I tre film, sì, perché poi sono belli, uno più infatti dell'altro. È già pronta per... A te non piace Kung Fu Panda, hai sì. un cartone animato, qual è il tuo preferito? Se dovessi scegliere di vedere un... Il tuoi... personaggio di Kung Fu Panda più no, preferito, no, 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 Shifu. Dei tuoi cartoni animati... Adesso Shifu. È un po' Shifu, te. È un po' lo Yoda, è lo Yoda. È lo Yoda. È lo Yoda del cartone. Cioè, no, di cartoni top. Animati, perché tanti lo so, Madagascar, oppure... A me piacciono tanto Gli Incredibili. Gli Incredibili? Mi piacciono. Sì, Gli Incredibili. Eh? Voi, sì? Io sono un Kung Fu Panda di tigre, cioè lo vedrei mille volte. Spirit, Cavallo Selvaggio, è Anton, lacrime, ragazzi, è sentimentalista lui, Poi qui che abbiamo, microfono, qui Giorgia, vediamo Giorgia, Giorgia. Sono d'accordo con Anton. Spirit? Io Spirit no, non Spirit do è bellissimo. È bello? Però è già più della fase di ragazzi, mio figlio, di tuo figlio infatti, Marco, vedi, la loro. Pesante Tarante Spirit, pesante, che pacco. Che pacco. No, no, dai. A me piace. Spirit è strabello. Leonardo? Completamente Lilo, due capelli Lilo e Stitch. Lilo e Stitch, una Anton ne ha due addirittura. Anton, vai. Il pianeta del tesoro. Il pianeta del tesoro. L'ha visto solo lui quello lì però. Solo lui, l'ha trovato lui. D'accordo, Anton. È suo proprio. No, è perché è probabilmente il film più sottovalutato della Disney, ma secondo me è uno dei più belli. Ma che l'altro che ha fatto Anton. Anton, guarda che bravo. C'è un applauso d'Anton. Tanta roba, Beh, abbiamo dato, dopo la trilogia di Kung Fu Panda, sai cosa guardare con tua figlia, anche... Lo proporrò, lo vediamo se la pensano. Però Spirit è bello? Modo. Spirit a me è piaciuto. È piaciuto, a me è piaciuto, perciò è una... Spirit è piaciuto anche a me. Paolo, ma che bella è la storia comunque di una persona che fa un altro lavoro, che ha una passione, che diventa popolare per questa passione. Io credo che il gran... cioè, se si può parlare di insegnamento... è interessante proprio l'idea che uno si appassioni, diventi anche in qualche modo famosa, abbia un suo successo, a partire però non da una professione, ma proprio da una passione che inizialmente... Cioè la prerogativa proprio di partecipare al programma era di essere amatoriali. Esatto, ma questa cosa perché qui... non è, perché di solito dico sì, amatoriali, poi però sono tutti professionisti mancati. Tu no? No, non c'era nessun, non nessun c'era professionista. Non c'era no, qualcuno no. dei tuoi colleghi, dice questo qua, caspita, però è bravo. Sì, sì, sì. Allora, chi? E è successo... cioè subito all'inizio, dopo la prima settimana, quando appunto siamo restati dai 50, ai 16. Io il giorno che siamo andati nei 50 alla villa per fare queste prime registrazioni, non sai com'è, era la prima volta che io andavo davanti a una telecamera, eravamo in 50, sono stato accompagnato da mio padre e mia madre, sono entrambi in pensione, ho detto dai fate un giro, poi loro piace camminare, ho detto tenete la valigia in macchina che appena mi buttano fuori andiamo, mi riportate a e casa. E... fatto sta che la prima selezione, ognuno, eravamo tutti 50 in questo parco, c'era un freddo assurdo perché c'era il sole e poi si è coperto e comunque era metà aprile, faceva freddo, solo che nel momento in cui ci siamo presentati col sole poi non si poteva continuare le registrazioni mettendo la giacca perché... E quindi ormai... io ricordo una ragazza di Palermo accanto a me che aveva la canottierina e c'era Benedetta Parodi che aveva la pelle d'oca al posto suo e continuava a dire dai ma fate mettere qualcosa a questa ragazza. E i tuoi genitori poi sono quel giorno io di quelle 50 torte ne venivano scelte 30, 10 per ogni giudice e quelli sarebbero passati alla fase successiva. E la mia è stata scelta dal maestro Knam, la penultima che è stata scelta delle 30, la 29esima. Perciò ma io proprio non ci pensavo perché in questi 50 vedevo gente che era proprio un personaggio di suo solo a guardarlo. Ma tipo? Cioè tipo l'artista coi baffetti arrotolati, il ragazzo, me lo ricordo ancora Francesco, una persona simpaticissima, che insegnava danza sui tacchi a spillo. Come Paolo. Insegnava danza Paolo, e quel giorno si è presentato coi tacchi a spillo. Cioè, nel prato coi tacchi a spillo è partito con la sua torta. Cioè, poi dal guardo dei piedi di Paolo, vai. I miei tacchi a spillo. Ce n'erano tanti particolari, la ragazza coi capelli blu, poi invece hanno preso quella coi capelli rosa, Malindi. E le due o tre signore già casalinghe, magari pensionate sui 60 anni. Lo stereotipo un po' del personaggio. È antipatico proprio che c'è uno. No, così a pelle no. Non posso dire di aver trovato qualcuno
Cioè, a pelle difficilmente io dico quello mi sta antipatico. Cioè, preferisco vederlo, valutarlo, almeno scambiarci, non ho potuto parlare subito con tutti. E il finale, proprio la vittoria finale, perché siamo partiti alla lunga, c'era un sacco di gente, poi 50, poi in 16, poi però arriva uno, sì. E quell'uno lì, l'uomo scelto per 29esimo, arriva prima. Com'è stato lì il finale? Ma anche la finale io pensavo di averla persa. Io ero convinto di arrivare secondo. Cosa avevi proposto in finale tu? Allora, vabbè, la finale è partita in tre, eravamo in tre e c'è stata la classica, la prova creativa che era una prova, doveva essere una prova geometrica, dovevamo presentare e già lì ho avuto una difficoltà, nel senso che volevo fare due sfere che al taglio avrebbero presentato altre sfere all'interno di diversi colori con delle meringhe esterne, dei cilindri piuttosto perfetti e ho avuto un problema con le meringhe. Quando ci vengono preparati gli ingredienti, in certi casi c'è il nome dell'ingrediente, perché alcuni ingredienti tecnici come degli zuccheri alternativi che sono diversi dallo zucchero classico, il saccarosio, magari tu chiedi l'isomalto, il maltitolo, sono sempre zuccheri, non ho niente di... Però cambiano un po' il risultato. Non c'è il nome, e purtroppo mi sono trovato queste tre ciotole che non avevano, adesso io non so se sia stata un... qualcosa creato dalla produzione per creare un po' più di difficoltà. Fatto sta che a me dopo due ore provo a vedere le mie meringhe, perché poi le meringhe se devi erano farle... Erano molli come una pelle di fico. Bravo. Cioè le meringhe se devi farle bene, Knam, quando ti mangi una meringa, deve proprio sentire crack, che è asciutta come... Perché come fai? Scusa. Io appena ho messo il dito... Andava giù, no, mi è scesa la meringa. No, e allora lì subito piano di riserva, c'è uno chef di produzione all'interno proprio del tendone che con un ragazzo e due o tre ragazze che... Risolve problemi, mister non Wall è che risolve, problemi. Tu nel momento in cui hai bisogno di un ingrediente lo chiedi e poi queste cose non vengono montate, certo. Resta tutto... Però mi è venuto in mente, faccio due glace Rocher... avete presente la glassa del Ferrero Rocher? Sì, ok, sì. Una l'ho fatta col fondente e le nocciole, una l'ho fatta col cioccolato bianco colorato rosso. E le meringhe niente? Le meringhe non le ho usate. Ma c'è un segreto per fare la meringa? Perché la meringa a casa mia la fanno e poi fuori croccante, dentro come il chewing gum. La meringa cioè la posso masticare per ore e ore. Non c'è un segreto, è proprio la ricetta della meringa. Va montata molto bene. Lo zucchero non va mai messo all'inizio. Inizi prima montando gli albumi, appena vedi che iniziano a schiumare, aggiungi la metà dello zucchero. La metà dello zucchero. Per le meringhe, uno di albume e due di zucchero. Quindi 50 di però albume. Non 100. Subito. Non subito. Inizia a montare, quando inizia a schiumare, aggiungi metà zucchero e a fine montata, quando è bello fermo, aggiungi il restante zucchero facendolo amalgamare poco. Poi le dressi col sac à poche sulla teglia. In base alle dimensioni, la meringa classica andrebbe fatta cuocere anche 3 ore a 80-90 gradi. Cioè nei forni, nei panifici, le meringhe le fanno con lo scarto dell'albume che hanno usato a fare la crema pasticcera perché hanno usato i tuorli. Hanno chiuso il laboratorio, c'è cioè il forno spento che comunque è caldo, ore e ore. È caldo, 50-60 gradi, loro lo infilano dentro e lasciano 6 o 7 ore la notte. Perché la meringa non è quasi una cottura, ma è un'asciugatura. Praticamente si asciuga l'acqua... che è la percentuale contenuta nell'albume. L'albume è 7 parti di acqua e una parte di proteine, che è l'albumina. L'albumina. Ti tu, rimane... tu devi tenere l'albumina con lo zucchero e asciugare tutta l'acqua. Io una delle cose che ho imparato a Bake Off è stato fare le... Oggi va tanto sto vegano, le meringhe vegane. C'è stata una ricetta... Cosa? Si usa, adesso se ve lo dico vi viene... Esatto. Non so se avete ancora mangiato i legumi in scatola. Le lattine di legumi. Di tipo i fagioli o i ceci, fagioli. E scolate l'acqua. Certo. Non buttatela quell'acqua. La usate come se fosse l'albume. Ci mettete stesso rapporto di zucchero, cioè uno di quell'acqua, si chiama acqua faba. Acqua faba. Che si, non è fava, si, usa, si usa una parte acqua? Di questa. Fava. Faba. Acqua faba. No, faba. L'acqua... Allora, si può fare anche in casa prendendo i legumi secchi, ok, li metti in ammollo, poi le fai cuocere e però usi l'acqua. Quell'altra... Però quella è ancora più concentrata perché è fatta... Io la butto sempre via l'acqua non faba. Va, provate una volta anche solo per provare e vi garantisco che poi il gusto è uguale a quello di una meringa. Cioè, no. Ha un gusto neutro, uguale a quello di una meringa fatta con l'albume. Ma guarda, non cambia. E chi l'ha inventata sta proprio. Cosa? Allora, chi l'abbia inventata, secondo me, è uno scienziato, perché comunque è un discorso proprio del... È la proteina che permette di inglobare aria. Ok.
caspita, che storia che tratti l'acqua faba. Quindi tu usi, come tutti sanno, cioè come tanti sanno, i legumi contengono un'alta percentuale di proteine. Quest'acqua probabilmente è ricchissima di proteine. E non, quindi Paolo, non butterò più via l'acqua dei pomodori. Ma io dei fagioli. Vi dico che quando ho letto, quella era una prova tecnica, quindi era una ricetta uguale per tutti sotto il tendone, e dovevamo copiarla e fare questa torta. E c'era ste meringhe vegane. E io leggo acqua faba. Per fortuna c'era il barattolo scritto acqua faba, io non sapevo cos'era. Non lo sapevo cos'era. E mi è stato poi mi è stato spiegato dopo. Però nel momento in cui l'ho messa a monte, ho seguito la ricetta, è venuta una meringa fantastica, buona. Secondo me in mente, Paolo, è un po' come il nostro programma TV. Noi riusciamo con l'acqua faba a fare un programma TV. Non siamo, siamo il programma TV vegano per eccellenza. Tu mi stai dicendo che sono uno scarto dello scarto. Noi siamo uno scarto dello scarto, ma alla fine è buonissimo. Il fagiolo. Il fagiolo. Va bene, grazie mille allora, vero, a Carlo Beltrami per essere stato con noi, per averci raccontato un pezzettino della sua esperienza, davvero in bocca al lupo, perché io spero davvero che si realizzi il suo sogno, anche se mentare in serramenti è un bel lavoro. È comunque bello anche quello. Grazie mille, grazie Carlo Beltrami. Tutti. Grazie mille. Campionato Mitteleuropeo di montatura di panna, abbiamo il vincitore di Bake Off Italia, Carlo Beltrami, un applauso, che armato di panna, bustine di zucchero, contenitore e soprattutto arrotino, non so come si chiama lì, il sbattitore, arrotino, sfiderà i nostri campioni locali che sono Andrea e Tala, eccoci qua, grazie mille Tala. Come direbbero Giochi senza frontieri? 3, 2, no, 3, 2, come si dice? 3, 2, pronti? 3, via! 2, via! Attenzione, 3, 2, 1, stop! Sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani. La camicia completamente a 8 qua in più. Vabbè, dai. Allora, adesso è il giudice. Paolo, vieni anche tu, come facciamo qui? Allora, sei soddisfatto del tuo lavoro, Andrea? Abbastanza, dai. Come va il braccio? Abbastanza. Tala? No, secondo me è andata bene. È andata bene? La vedo un po'... No? No, è buona. Carlo, tu invece come va? Ma sì, dai. Ci può stare? Knam sarebbe contento. Knam sarebbe contento, che gnam. Paolo, cosa dici tu? C'è qualche errorio proprio di concetto, perché... Cioè, concettualmente avete scelto una bacinella che non è idonea per questo tipo. Che disgraziato, cioè, che sei! Dovete scegliere qualcosa un po' più idoneo, ok? La produzione e? Però, c'è da dire che... la fantasia c'è nella produzione. Adesso andiamo all'assaggio. Proviamo, ognuno prova il suo, questo. Realisticamente. Cioè, proprio, ultimo assaggio. L'hai mangiata tutta, l'hai mangiata. No, no. No, la sua. No! Te lo giuro. Allora, signore, mi spiace, ha vinto Carlo Beltrami. Beltrami.